Prendersi cura del territorio coi mezzi e coi materiali concretamente disponibili. Dare riconoscibilità e colore agli spazi urbani, talora offesi dalla bruttezza e dal vuoto di identità. È il progetto Dust, ideato dall'associazione Bereshit per decorare alcuni luoghi pubblici coi segni vivi del graffito, ma anche per creare aggregazione e scambio di esperienze. Il progetto Dust, che vuol dire polvere in inglese, è la nostra idea nuova di decoro urbano. Fare graffiti, secondo noi, significa anche prendersi cura di uno spazio del territorio, di pezzi del territorio. È come voi ci vuole tagliare l'erba di un giardino e poi tornarci quando l'erba ricresce. Fare bene alla città dal punto di vista sia cromatico, ma anche dal punto di vista sociale e aggregativo. La proposta, selezionata per l'iniziativa culturale Il Clan degli Artisti, è stata presentata questa mattina al Centro Giuseppe Impastato di Bagnoli, dove è nata accanto alle svariate attività culturali, sociali e ludiche che il centro organizza gratuitamente per i cittadini del quartiere. Ci sta un internet point, ci sta un laboratorio riciclone, che è quello che è più frequentato in questo momento, dove si recuperano con i materiali recuperati soprattutto dal mare. Una volta fatto un lavoro di pulizia, eccetera, si creano degli oggetti, delle piccole opere d'arte. Qua c'è anche il laboratorio Burattino, ci sta un'esposizione sui burattini, sui pulcinella, sul nostro Pulcinella, per cui i personaggi delle Burattelle, più i Pulcinella che sono presenti in Europa, da Pancia a Petrusca, passando per Don Cristobal, Roberto, Casper, Vitez Laszlo, eccetera. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza, disse Peppino Impastato, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Siamo convinti che mettendolo di fronte a delle belle opere d'arte, colorate, vivaci e quant'altro, molti saranno anche più sensibili rispetto dell'ambiente e della cosa comune. E poi soprattutto si dà spazio a questi giovani, alle associazioni giovanili che lavorano sul territorio, anche di esprimere i propri talenti, le proprie potenzialità e di dare un contributo fattivo alla riqualificazione dell'intera area. Andare a valorizzare i tanti ragazzi che già a Napoli fanno delle cose, ma troppo spesso le hanno fatte nell'ombra e quindi senza la giusta attenzione. Noi siamo qui per dare le condizioni materiali, per fare in modo che il talento, la creatività e la voglia di fare dei tanti ragazzi a Napoli che non si arrendono rispetto alle difficoltà possa volare e loro voleranno con delle immagini.